Allora, un anno di Spalletta. La giunta indiana ha compiuto un anno di vita. Grazie Angelo e grazie a Stefano Davello della redazione Il Mamiglio per essere presenti a questa conferenza stampa. Scusa, è giunta indiana perché confidano nella magistratura indiana, quindi... È passato un anno dall'insediamento dell'amministrazione Spalletta e un'intera città si attendeva una discontinuità e invece dopo un anno possiamo affermare che c'è un immobilismo totale da un punto di vista politico, quindi una mancanza di visione, una mancanza di programmazione e lungimiranza da parte del sindaco e della sua ibrida maggioranza composta dal Partito Democratico, dal Nuovo Centrodestra e da Frascati a Sinistra. Ma quello che fa ancor più male è vedere proprio una città che purtroppo ogni giorno aumenta proprio un declino. Ecco, stiamo assistendo quindi oltre all'immobilismo proprio ad un declino della città. Basta andare in giro per la città di Frascati, in maniera particolare i quartieri periferici, per rendersi conto dello stato dell'abbandono. Proprio oggi è arrivata una segnalazione da parte di alcuni concittadini che immediatamente mi sono adoperato a segnalare la mancanza di illuminazione su via di Vermicino. Basta osservare anche la raccolta differenziata, l'amministrazione Spalletta aveva promesso le isole ecologiche e invece la settimana scorsa si è effettuata una processione di vitale importanza come il Corpus Domini, camminare per la città pieni di sacchi di spazzatura è qualcosa veramente di vergognoso. Ci saremmo aspettati dopo un anno anche una programmazione sull'estate tuscolana, su alcune iniziative per il rilancio del commercio e invece siamo completamente immobili, non si discute di nulla, vengono convocate le commissioni, tante sono le proposte da parte nostra. Dopo un anno come Forza Italia Frascati Futura abbiamo presentato molti proposte, ad oggi l'unica proposta che con grande umiltà a piccoli passi sta andando avanti è quella inerente agli orti sociali. Quando si svolge un ruolo di opposizione non è che occorre sempre dire no, 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 ma essere propositivi e noi stiamo cercando di essere propositivi in tutti i modi, ma non c'è modo proprio di dialogare con questa maggioranza. Ad esempio un'altra delle proposte, caro Gino, cara Anna, che abbiamo portato avanti è anche quella attinente il servizio notturno della polizia locale, quantomeno sino alle 2 di notte, ma anche questa proposta completamente bocciata per una mancanza di fondi. Purtroppo le amministrazioni che si sono susseguite nell'arco di questo quindicennio hanno portato un bilancio comunale con un disavanzo di 39 milioni di euro. Qui possiamo parlare all'infinito, ma quello che purtroppo ad oggi risalta è il disavanzo di 39 milioni di euro che ha la città di Frascati. Quindi con un bilancio in queste condizioni purtroppo la macchina amministrativa rimarrà completamente immobile. Ma sui residui attivi che cosa sta accadendo? Stanno recuperando, stanno incassando? Il sindaco Spalletta ha dichiarato che sta monitorando la situazione. Ah, monitora, bene. Sta monitorando la situazione anche con la collega Elisabetta, con Angelo, Davide, abbiamo effettuato dei convegni nei quartieri periferici e i cittadini ovviamente dicono ma noi paghiamo tributi, paghiamo l'IVA, paghiamo la TASI, paghiamo altri tributi e questi servizi. E servizi non ne abbiamo. Oramai è un'amministrazione dove, come la precedente, dove ogni situazione cercano di prendere tempo. Caro Angelo, un'altra delle proposte che abbiamo effettuato era la famosa ricognizione patrimoniale, ad oggi non è stato dismesso un solo appartamento. E il report che dovevano presentare, la famosa relazione sugli impianti sportivi? Sono passati 5 mesi, questa mattina si è tenuta la commissione patrimonio e l'assessore Morelli ha dichiarato che la relazione ancora non è pronta. Gli impianti sportivi?
tutto fermo, è stato diciamo chiuso l'impianto di Cocciano, ovviamente la società che gestiva, c'è stato un contenzioso, il ricorso è stato respinto, di fatto hanno messo i lucchetti all'impianto sportivo di Cocciano. Colgo l'occasione, visto che siamo in questa conferenza stampa, per dichiarare che la situazione dell'impianto sportivo di Cocciano è molto molto delicata e si corre il rischio che la struttura potrebbe rimanere chiusa, e sottolineo potrebbe rimanere chiusa, perché non ci sono fondi per ristrutturare completamente gli spogliatoi e con tutte le infiltrazioni d'acqua che scendono dalle gradinate. Oh, quindi a Cocciano hanno messo i lucchetti e invece a Villa Sciarra è ancora open 24 ore su 24. È terra di nessuno, così come stiamo attendendo l'assegnazione loculi alla zona dell'allagamento del cimitero, e mi fa piacere qui presente Stefano Davello, il giornalista che tante volte con la redazione del Mamiglia abbiamo effettuato vari sopralluoghi, vari video, e caro Stefano, la situazione è completamente immobile. Dall'ultimo video che hai effettuato ad oggi non è cambiato nulla. Oh, però è comprensibile la cosa, perché in pratica la giunta Spalletta c'ha dei problemi, no? Perché il PD, poi lui è renziano, no? Lui si è sempre dichiarato renziano. È renziano, ci sono le fotografie, abbracciato con Renzi in campagna elettorale, e poi è formata da Selle, ma Selle adesso a livello nazionale mi pare che sta all'opposizione. In opposizione. Però diciamo in questo caso c'è l'elemento in giunta che è l'assessore Morelli, ex Selle, ma attuale Frascati a sinistra. Vabbè, sempre Selle. Aria. Vabbè, col pennacchio si fa queste altre. E poi c'è il nuovo centrodestra che insomma composto da due assessori, Canestri, Milka, Cappello, i quali devo riconoscere a livello umano brave persone, ma politicamente tutti sono brave persone. Politicamente ad oggi l'NCD non sta spiccando per visione politica della città. Comunque i cittadini sono contenti, hanno pagato la TASI, hanno pagato l'IMU, hanno pagato tutto quello che c'era da pagare, evidentemente gli va bene così alla storia. Un'altra delle proposte che abbiamo effettuato è quella di cercare, caro Angelo, caro Stefano, di reperire fondi europei, quindi presentando progetti per investire su politiche lavorative, e dovete sapere che ad oggi l'amministrazione Spalletta non ha investito un centesimo per creare una struttura affinché possa studiare progetti europei, ma il sindaco con la sua giunta e la sua ibrida maggioranza ha deciso di investire 110.000 euro per un capo di gabinetto, il quale ad oggi sta spiccando soltanto per ricevere i cittadini, perché non vengono ricevuti dal sindaco Spalletta. Oh, io invece vorrei focalizzare l'attenzione sulla manovra positiva che è stata fatta nel commercio, perché ho saputo che ultimamente un bar storico qui ha chiuso, no? E un altro gestore che è subentrato a un altro bar storico si è visto un aumento dell'occupazione al suolo pubblico al 600%. Lei lo sa questo? Sì, siamo consapevoli. Che al bar degli specchi il vecchio gestore pagava 1691 euro l'anno per 48 metri quadri e quello che è subentrato ne paga 5000 per 6 mesi. Anche qui abbiamo chiesto delle per incrementare il commercio. Abbiamo chiesto delle spiegazioni al sindaco Spalletta, e che dice? Il quale ha dichiarato che è una procedura prettamente tecnica e quindi se ne stanno occupando gli uffici. È una procedura tecnica? Che vuol dire? Che se ne stanno occupando gli uffici e che lui non si intromette. Ah, perché ridere? Certo che, ma se noi dovessimo mandare un messaggio al senatore Astorre, che diciamo ci ha cucinato sto piattino, io ritengo che... Anna, che gli vorresti dire? Io penso che Astorre si è reso conto comunque che non era, con tutto rispetto per la persona di Alessandro Spalletta, che è una bravissima persona, comunque non era idoneo per fare il politico, anche perché il politico non può diventarlo da un giorno a un altro, specialmente a Frascati, che è un territorio con 3.000 problemi e prendeva anche un bel bagaglio di debiti, perché noi abbiamo tantissimi debiti.
comunque... E i debiti sono certi, eh? Debiti non è come i residui attivi che non si sa se li incassi. Ma i residui attivi vedo che se continuano a passare gli anni decade tutto. Oh, io però, vabbè, abbiamo fatto la fotografia di un anno d'amore, io però adesso vorrei parlare di un altro argomento che di questi tempi va molto di moda, tempi di mafia capitale.